Omega! 50 all'angolo, sinistra, 4 scompone, 4 scompone, 3 destra, 4 subito, 50, vai! Sinistra, 5! Sei tu? Nessuno. Bella questa. Sì, buono, buono. Nessuno, sì, perché nessuno? Perché questo qua è il mio commento al Mondiale Rally. Nessuno, non sono nessuno. E come ha detto Gigi Pirollo, giustamente, io non sono nessuno. Allora, di conseguenza, è inutile che stiamo qua a commentare il Mondiale. Dunque, Ganga ha ragione, perché giustamente lui dall'alto della sua esperienza, mica giustamente, se voglio che vi dica il mondiale, mi guardo quel che avete visto voi altri, giustamente. Dunque vendi a guardare le classifiche, che la diretta web, addirittura che sarà il video e tutto, e parla anche in televisione di Storelli. E dunque guardavo voi altri, facevo voi altri l'idea di come andare tutti questi piloti. Beh, quelli del mondiale andate forti tutti comunque, ecco, cioè i piloti del mondiale. Beh, insomma, è ecco, il suo lavoro. Il resto facevo voi altri un'idea, a me sinceramente non ne capisco niente, scusi, me l'ha detto in tanti, anche prima, scaricare una montagna di merda. E ho detto, beh, vabbè, pazienza, se vedi che proprio sono ignorante. Allora, accetto di essere ignorante e allora non che ne parlo mia. Però ecco, se cominciamo a parlare di i rally qua della parrocchia, diciamo quei nostrani, chiamiamoli nostrani, lì che ne capisco qualcosa di più. E allora parlate di Chemos e più che altro i nostri rally, che è importante, perché di qui del mondiale che ne parla lo stesso. Invece dei nostri rally chi è che parla? Nessuno, appunto. Nessuno che ne parla. Giusto, nessuno che ne parla me. Ecco, che ne parlo me, perché almeno parliamo un attimino dei nostri rally. Allora, i nostri rally. Allora cominciamo con il rally Città di Schio di Rea. E rally Città di Schio, cosa voglio che vi dica? Sono arrivato a Schio, sono restato impressionato quest'anno, perché arrivo nel parco assistenza di Schio e che era un, come si può dire, un neanche un tripudio, un de più di buono, cessi dappartutto, di buono tirarlo via. No, non ci sono, dai. Ok. Bagni chimici. Aspetta, no. Arrivo, no, invece di tripudio, se si può dire, aspetta. Mm-hmm. Un l'ho anche scritto da qualche parte, che l'ho scritto anche alla usato, che ho detto che non parlo più le parole, diciamo. Niente, io lo direi, siamo una mesa, una mesa, una mesa. Cessi. Allora, comunque ecco, entro in parco assistenza e vedo tutti questi bagni dappertutto, addirittura anche i bagni per i disabili, cioè per mio conto l'ho usato proprio la, dopo l'anno scorso che ho solito metto in cesso, ora cioè non è che ho detto metti chissà che, l'ha messo cessi dappertutto. Di dove ti girai, la macchina corsa in cesso, macchina corsa in cesso. Cioè, sei messo la gara di bagno, la gara di macchine. Comunque brava, brava Giovanna Ossata, brava tutto lo staff della Rally Città di Schio, perché gli ha fatto veramente una bella gara, l'ha organizzata bene. Mi è piaciuto, adesso parte Cessi, che vabbè, questo vi sembra che è un punto di riferimento, vero? Che tra l'altro Schio batte Maiano, dopo vi dico anche il perché. E di conseguenza l'esta bella gli ha fatto anche l'ordine di partenza inverso alla sera, così è partito i più piccoli e dopo i più grossi. Qualcuno è mio partito? No, infatti, purtroppo. Che conosco anche un pochettino appena appena. Sì, mi pare anche a me. Diciamo dopo. Sì. Allora. Comunque ecco, l'ha fatta in ordine inverso e l'esta bella perché così tra anche i piccolini che avevo il suo spazio, diciamo da poter dopo di essere visti tutto il pubblico, se no vede i primi 4-5 non va mai alla pista la gente, è così che la funziona. Certo. Invece così este lì ha visto tutti quanti, tra l'altro fra i piccolini che stanca di qui che andava veramente veloce, di conseguenza gli ha fatto la sua bella gara, è stato sì, giusto anche a dare i suoi giusti applausi, chiamiamoli così. Ecco, la gara le sta bella, ecco, cavarea da ben dire che tiraga un po' le recce i carabinieri di Schio, sinceramente, perché è successo un paio di fatti con quel della Clio Super 1600, come si chiama, no? Che correva con la macchina lì PR2, anche con Tacchera, che correva con quella di Bunaretto, lì con Super 2000, chi era quinti e sesti assoluti alla fine. E praticamente cos'è successo?
e senti questi, senti come ricordo qui sì, è una gara bene in mezzo. Allora, e se è successo praticamente, vai, uno perché le scaldava un po' le gomme, l'ha fermato, vabbè, metti che c'è anche ragione. Tachella invece, perché uno si è spostato davanti di lui, lui pensava, siccome era prima del CIO, si è buttato fuori perché doveva entrare prima di lui, la passa via lì, ma non a velocità, capiamo se. Ecco, e sti qua l'ha fermato, e non solo l'ha fermato, perché ha fatto parte del tempo, che è andato fuori dal tempo massimo. Allora mi dico, forse l'organizzatore bisognerà che ci appesse un attimo i carabinieri della zona e gli dice quando che le gare, sì, se che è da punirli, punemoli, per me pare giusto, si sbaglia, i va puniti, però invece di fare che perde il tempo, che perde anche la gara, perché dopo a quel punto lì ha dovuto ritirarsi, vero, perché lì era fuori tempo massimo, che ti riso il numero e tutto, andiso in parco assistenza, quando gli arriva si fa il verbalino di quel che lei multa, le tiro patente, quel che vuoi, magari le tiro patente, non stiamo esagerando. No. Però ecco, se c'è da fargli la multa, anche perché alla fine ha fatto delle multe un po' ridicole se può dire, ecco, andiso in parco assistenza dopo che la si finisce la sua gara, mi direi che sarebbe anche una cosa, un occhio del riguardo che forse l'organizzatore potrebbe dirglielo quando gli va a fare, chi organizza il tutto, i carabinieri, le forze dell'ordine, i gara, queste cose, chi le avvisa magari di questa cosa. Esatto. Che magari l'apprezzava un po' di più da tutti. Dopo sarebbe anche una bella chicca, che la dico qua, però dopo magari se puoi farla come non se puoi farla. Magari nei rally, partiamo già con Schio magari, che può essere un esempio, perché vedo che si dà da fare a fare tante cose loro. Magari gli aggiunge, non so, 300-400 metri prima del CO. Ah sì, zona del riscaldamento. Per scaldare le gomme. Esatto. Così i carabinieri non ne rompe i miei coglioni. Ok, e non era su, ne rompe le scatole, che è la sua zona dove loro può scaldare le cose. Esatto. Sarebbe una roba carina. Sì. Ecco, così almeno mi cammina la maniera, dove i piloti che la maniera con la gomma fredda, con la calda, che era 50 gradi comunque. Ecco lì, anche che lei è anche tutto da valutare, sì, lì la faccenda gomme, è vero. Però siccome che là sta maniera di scaldare le gomme, e le scalda tutti alla fine, è vero. Ecco, allora sarebbe una roba carina. Dopo ecco il rally le sta bello, tra l'altro che aveva anche Achille Guerrera, mi pare. Achille Guerrera, lo speaker. Achille sì. Era che è discreto, Achille non gasarta, era sì discreto come speaker, no, direi che è uno dei più bravi invece. Ecco, che era Achille che l'ha fatto su bei commenti e tutto, ecco, non mi è piaciuto per dire, ma lo diciamo dopo quando parliamo dei piloti. Ecco, il resto diciamo che la gara l'è filata liscia, l'è sta bella, la mi è piaciuta, complimenti a tutta l'organizzazione dello Schio e avanti così. Ecco che sta un cesso che mi ha messo un po' in difficoltà, perché ne era uno che aveva una busa davanti a fuori proprio dalla porta, che sta delle persone che viene fuori e strabucate dentro e le sa storto una caviglia. E lui da me mi dice, Griso, ma gli ha messo i cessi, ma che lei è pericoloso, e mi fa, perché se può caschè. Beh, ho detto, piuttosto che cagasse in braga, le meno slogasse una caviglia, di tranquilli, dai, non sto rompendo i coglioni, ho detto che va bene così, tara. Ecco, l'unico puntino, diciamo, magnanga, ma vabbè, comunque Giovanna va tranquillo che le sta spettacolando. Comunque, sta anche da apprezzare il fatto che ha scelto di fare una prova spettacolo, che penso nel passato dello Schio non ha mai fatto. No, e anche un pezzo della Santa Caterina finale, che anche quello non so se io abbia mai fatto addirittura. Cioè, le sta carino, molto bello quel pezzo lì, perché c'era diversi tornati. No, questo gruppo organizzativo, devo dire la verità, le è bravo, sì. Lavora bene, che sia perché è una donna a capo che... Ma... È come a casa, se quando la moella ti dice, sarà per quella, magari anche quello è il segreto, vero? Bisogna capire a volte. Ecco, comunque bravi a tutti, ecco, ancora bravi. Adesso passiamo alle classifiche, allora i primi 10 assoluti vede un bianco Lamonato che l'ha vinto, diciamo, con 45 secondi di vantaggio su Righetti e con 1:06 su Battaglin che corre con R4. E questa, adesso vedevo la classifica, dei primi dieci, perché in realtà i primi dieci sarebbero mia stai così, nel senso il primo sarebbe mia sta quelli, no, esatto. Dire. Però purtroppo le gare è così, allora demo quel che è la notizia, dopo la commentiamo in caso. Dopo che abbiamo avuto al quarto posto Bombe Turco, al quinto posto il grandissimo Massimo Decimo dal Ben, perché quella è la di attore dei rally. Sì. Cioè le anni che lo corre, viene qua a Schio e fa il punto assoluto con R3. Con tranquillità. Sì, in scioltezza proprio. Esatto. Cioè, non so, è la mia impressione che l'uomo lì. Ma la mia impressione non solo per come guida, ma anche per la sua semplicità, lei è una persona veramente, mi piace,
non sono mai innamorato, però mi piace, è un pilota che mi piace. Beh, non a caso di che scuderia fa parte? È dell'Omega. Appunto, quindi. Ah, siete che ha ragione. Aspetta che bisogna, bisogna dirle sta roba. Sì, Dal Ben con la Chiara Corso, scuderia Omega, l'immagine, ha due immagini, grazie. Dopodiché vediamo un sacciamelo questo sbalchiero. Sbalchiero nero con Molon Elia, che Molon Elia è un navigatore dell'Omega, che dopo sono messo a parlare mai di me, me l'ha detto una cosa. Per forza deve correre con gli altri piloti, non parlo mia nonna. Comunque è un altro pilota che fa una gara all'anno e fa solo lo schio. No, aspetta, che ha fatto il campagnolo, già che mi viene in mente. Comunque, questo qua. Sì, esatto. Sì, ecco, sì, l'ha fatto il sesto assoluto, però ecco che mondo a cavare che tre di quelli che era là davanti è stato escluso, sì. Un po' dai carabinieri, un po' da un inghippo. E comunque l'era sempre nei primi 10 in ogni caso. Quello è un altro che corre poco anche lui. Ecco, dopo che era Kogo Guadagni, che questi qua in Corea con la Ascona A7, sì, che arriva di settimi assoluti. Dopo troviamo Costenaro Castaldello, che praticamente questi corre con Super Luminario deve avere una 7, se è successo. Ma più era, non è quel Costenaro, non so se era il fratello. Vabbè, comunque era con Super 2000 e arriva a 2 minuti e 57 e 3 dal primo assoluto. Non vuoi andare anche a farsi la doccia, tipo, secondo me. Vabbè, come fa niente? Fa niente. Dopo troviamo Nicoletti Zarrosso con un'altra Clio A7, che praticamente gli A7 a 6 quasi di Super 2000, esatto, in questo caso qua. Dopo che avevamo anche il Valentino Gaspari insieme a Falesa, bravo Butel, Falesa. Sì, sì. Era, siamo tutto in giro, però bravo Butel. Anche voi che aveva una scarpa per sorte a schio, era. Ah, sì? Oh, ma Fioi, che lui sei lì che cammina, lui le piccia niente, vede più basso che me. Ah, cammina e mi fa papà. Sai che tu? Guarda quello là che c'ha una scarpa diversa dall'altra. E mi guarda per forza, vedo Sarocco, ho detto, non è che devo pretendere di più, era. Poi lui non le conosceva mia madre, era Falesa Michele, ciao Falesa, non sta arrabbiando. Che dopo non è mia da Sarocco, ma è da Moruri, mi sa. Ah. Vabbè, e arrivati decimi con la A7, dopo voi devi chiedere all'undicesimo che era Andrea dal Ponte e Tessaro. Purtroppo loro, i Gabù, scuderia Omega, era. Non è che arriva undicesimo perché andiamo piano, capiamo, perché se noi arriviamo primi assoluti. Il problema è che nella prova spettacolo della sera c'è stato un piccolo inghippo con la pompa della benzina, ora lei non so se sa una bacala, la sa brusata e la macchina resta spenta lì. E a partire del giorno dopo col Super Rally, a parte la prima prova che ci ha passato 6 decimi da bianco, il resto l'ha vinte tutte. Di conseguenza si deduce che il campione morale di questa gara sia stato Andrea dal Ponte, per cui mi tifo ovviamente, ma mi sono di parte, non fo' mi attesto, ti tifi tu. Mi tifo Andrea dal Ponte. Ecco, no, insomma, no, giustamente. No, che dopo non dobbiamo obbligare. No, siamo soci anche. Esatto, siamo soci, bravissimo. Ecco. Ecco, Andrea dal Ponte, che lui è arrivato undicesimo, tra l'altro era partito dal 60° posto, l'ha recuperato, perché è arrivato undicesimo, mancava poco che l'entrasse nei 10, nonostante tutto il ritardo, perché esatto, aveva 2 minuti la pagava, sembra, 2 minuti e 20, o 3 minuti e 20, 3 minuti. Prova a guardare nella classifica se c'è scritto... 3 minuti e 20, la pagava, 3 minuti e 20 l'ha pagato, e l'ha recuperato di lui tranquillamente, però che è rimasto purtroppo 3 minuti e 09, che resta lì su esatto, Pignara. Se no poteva vincere para 3 minuti e 9 para 11 secondi. Sì. Più o meno. Più o meno. Efren lì, per carità, è un bel nome, simpatico, ma... Perché ecco, mi ha dato fastidio per dire che sul palco, quando l'ha intervistato, che era Achille, che gli ha detto, beh, ti andrà bene che si accavate in mezzo un Andrea dal Ponte che poteva romperti le scatole, beh, mi ha detto, ma mi fa la mega gara su gli altri davanti, su Righetti, che tanto Righetti la arriva anche in fondo stranamente, sì, cioè, sta bravo, sta. E lì va con un bel margine di ritardo. Ma sì, perché... ma vabbè, insomma, Righetti, sappiamo lui se non anche perché se l'arriva primo non sta mia bene, lui bisogna che l'arriva dal secondo in poi. Ecco, comunque, bravo buttare Righetti, non sta arrabbiata, era come parlo del tiro, dopo sarà, se le togli un po' mi guarda male, insomma, era comunque, ecco, ma mi è piaciuto perché Bianco l'ha detto, ecco, ho fatto la mia gara su questi e me non mi ha guardato andare dal Ponte, però ti sei a casa tua. Vuoto dirmi che ti fai tutte le speciali, non ti provi a vincere neanche una per far vedere che ti sei più forte, perché dopo sai qual è la questione dei muscoli, vero? Sì. Andrea fa la palestra, gli ha lui i muscoli.
Ecco, e di conseguenza mi penso che uno si impegna per far vedere il lei. C'è che gara che resta più alta in quel caso lì. Sì. In questo caso qua invece lui alla fine l'ha detto così, ma secondo me per sminuire. Non le mie sta bello, poteva dire due parole, comunque fa niente, dai. Perché ha vinto un po' facile. Non fai che ha vinto facile, no, molto facile. Molto allora, comunque l'ha vinto lui sulla carta e sui giornali che sarà scritto che ha vinto lui. Esatto. E non che è ombra del dubbio che l'ha vinto lui. Comunque il dodicesimo, mi va anche a denominare che questo, è arrivato Targone in prigione, che è equipaggio finlandese, gli altri vanno in Finlandia, i finlandesi vengono avanti, che è Targone in prigione, no, che sta bene Targone in prigione, perché va forte questi due butte qua. Allora, gli fa una bella coppia, in più gli va forte con quella Honda Civic, i complimenti della AT Racing, del caro vecchio Alessio Targone. E devo dire insomma che gli è stati bravi, bravi, mi piace, questo qua è un equipaggio che mi piace. Allora, classe R5 vinse Bianco Lamonato, seguito da Righetti Ceschi, giusto? Esatto, con 45 secondi di ritardo da Bianco. Sì, piccolissimo. Sì, esatto. 45 secondi... No, una sveltina la forma mia. No, che bella ora che parta. E dopo è arrivato Kobe Turco al terzo posto di classe. Qua un ritardo abbastanza notevole, siamo quasi sui due minuti. Kobe però è attaccato anche qualche anetto, vero? Sì, dopo l'asfalto non è il suo pan. Non mi piace il mio asfalto perché non è il mio pan. Esatto, dopo però macchina nuova anche. Ma che macchina che avete? Skoda Fabia R5. Ecco, macchina nuova, questo, quell'altro, l'ha fatto la sua gara, l'ha arrivato in fondo demogneato, dai. Sì. È un po' di ritardo anche stato. Quanti tu? Cosa? Quanto tempo? Esattamente 1 minuto e 57 secondi, quasi sui 2 minuti. Ah sì, va bene. Va bene, dai. Dopo che avevamo la classe, perché ti abbiamo detto la classe 2000 dopo, N3 perché arriva dopo di N3, la vera. Comunque, no, diciamola dopo, perché arriva dopo di N3. Ah, vabbè, ok. Il primo dei Super 2000 arriva dopo il primo di N3. No, il primo dei Super 2000 arriva dopo di A7. Perché me l'hai detto? Ah, dopo gli A7. Dopo gli A7, bravissimo, bravissimo, perché hai ragione. Dopo gli A7, che non sei cagato, perché dopo qua sento di spalette e merda che arriva. E come i falchi dopo. Sì. Allora, in R4 è arrivato Battaglin Pagliarini. Esatto. Con la Mitsubishi, come si dice là? Mitsubishi Lancer. Dai, siamo in Veneto, si dice Mitsubishi. La Mitsubishi. E dopo è arrivato quel di prima, Sbalchiero, Molò, guardando, arriva a sesti assoluti, secondi R4, guardando un attimo i tempi, 1 minuto e 20 di distacco circa. Ma da chi? Dal primo? Da Battaglin, esatto. Però ti dico che fa una gara sola sta qua. Fa due o tre gare all'anno. Sì, distacco massa, bravo. Comunque Sbalchiero detiene un primato a schio, ha vinto un anno. I re di città di schio ancora nei primi anni 90. Dunque non è mia uno che va piano. No, esatto. Però è lo da schio. Mi pare di sì. Da che zona è lì comunque? Fa solo rally e casa, insomma. Sì. Cioè, magari una volta, però avanti non sapevo più. Perché adesso non so mi andare a guardare il suo curriculum vitae. Però può darsi che in passato già stava anche un grande pilota. Sì, può darsi anche. Magari bisogna andare a vedere. Perché bisogna informare, almeno sono proprio informatissimo sul passato di tutti, perché se no dovrà avere un archivio che non finisse più. Sì. Però insomma, tra che qualcosa di buono ha fatto. Sì. Vabbè, in R3 troviamo il primo posto, Massimo Decimo Dal Ben, esatto, detto Gladiatore, insieme alla Chiara Corso con la Clio R3, che le è arrivato tra l'altro quinto assoluto. Esatto, quinto assoluto. Sì. Dove ha fatto un garone, direi, perché lui le anni che non corre, le 5-6 anni che non corre. L'anno scorso la prova fa schio per vedere se capisse con la macchina. Dopo le sta fermo un altro anno, adesso le è tornato, le ho detto, beh, proviamo a fare schio che vediamo se ho capito qualcosa l'anno scorso, perché lui ha le lezioni che le va un po'. anche voi il suo tempo. Sì. Però dopo quando le ha capito, le fa vedere che le ha capito, perché ha voto 11, era. Cioè, sì. No, demo che anche un 30 e 30 e 9, sì, no, perché veramente universitario. Voto universitario, perché una gara così, insomma, secondo me è unica. Dopo al secondo arriva Shrek, no, scusi, mi sono sbagliato. Sharam Morabito, esatto. Cioè il nome è stato qua. Vabbè, Sharam Morabito. Allora, esattamente da arrivare al secondo di R3, 24esimo assoluto a 2 minuti. Sì, 20, 2 minuti e 30. Le passare non te lo per fare. Esatto. In A7 troviamo Kogo Guadagnin. Sì. Cosa ancora il Lombo?
Clio a 7. Vabbè, ho appena detto a 7, un po' è vetere. Tanto c'è sempre il Clio. Tu guadagni anche perché tutti i Clio quelli lì. Esatto. Al secondo posto che è Nicoletti Zambroso. Sì. Zambroso, scusi. No, Zanrosso. Zanrosso, scusi me. Che dopo... Va bene che ara che coso, quel che corre a Udine, quel che ha vinto a Udine. Ah, Zanier. Zainer. Mi lo sembra chiamare Zainer. Ah, Zainer. So che anche su Morosa le chiama Zainer. Ah, sì? Sì, quando la sarabile dice, oh, Zainer. Non so, si ganna una cadenza diversa. Va bene. Va bene. Allora, comunque, ecco, Zanrosso. E al terzo posto arriva Gaspari Falenza, che le cuoie con una scarpa per sorte, sempre quella. Esatto. Sì, va bene. Dopo che la classe N3, dove che un Targone Prizonen, della T-Motorsport, A-T-Racing, era che ha fatto a parte i primi di classe, ma era un dodicesimo assoluto. Sì, esatto, dodicesimo. E andare come il vento, veloce come il vento, dei velocissimi. Secondo posto arrivò Avanzo Campagnolo e al terzo Pezzato Pegoraro. Ah, una vita. Non è che i tempi, che è una vita qua. Che è una vita. Cioè è come quando andrò a fare il Panda Ride, uno l'arriva a mezzogiorno, l'altro arriva a mezzanotte. Vabbè. Distacchi notevoli. Notevoli, va bene. Supera i 3 minuti. Va bene, guardiamo il Super 1006 dopo IN3. Arriva il Super 1006 arriva dopo IN3, sì. Il Super 1006 dopo... Allora, il primo del Super 1006 è arrivato dopo Targon. Penso a te. Non c'è poco più. No, beh, dopo comunque bisogna vedere. No, magari che avuto dei problemi. Sì, esatto, magari. Anche perché l'era Cocco Buccino, sì, non è neanche uno. Non è, non è che era uno tristo. So se l'è triste, ma triste non è mia, le bolle accelerate. Sì, vabbè, comunque arriva il primo di Super 1006 e il secondo arriva Franzoso Crusco. Sì. Crusco, giusto? Crusco. Poi Super 1006, capito? Esatto. Dopo che era le R2B, che era Griso Ometto. Che non ho letto parente. Che non è mia parente, se tu sei scritto Omeghetto qua. Vabbè, comunque, Griso Ometto è arrivato primo della classe R2B. Sì. Dopo seguito da Meneghetti Angeli. Con 2 secondi di ritardo addirittura. Questi era lì, dai. Sì. Gonzo Pintarelli invece quanto era? Allora, Gonzo Pintarelli. Gonzo me l'aveva dato come un... 2 minuti abbondanti. Scusami, da... me l'aveva dato come uno che non si è affisso a me. No, no, scusa, aspetta che avevo sbagliato. No, ecco. E... quasi sui 2 minuti siamo in ritardo comunque. Allora me l'aveva dato bene. Vabbè, fa niente. Il mio pensava e ha capito che non si è forte sto Gonzo. Ora... No, è il figlio di Gonzo. Questo. So che lei è il figlio che corre con la fiola di Pintarelli. Esatto. So perché ha rinunciato a un pilota per te questo era, e so perché questo mi pare che si deve fare anche gli RC, sì, che ha fatto anche il VRC, il CVRC, tu stai investendo su questo ragazzo perché dovrà essere una promessa. Vabbè, maschio magari che sta altre cose, sì, comunque dai, mettiamola così a 6 a 6 che Fantone e quel spagnolo contato olè. Comunque gran gara. Sì. Se lo rivai in assoluto. 17esimo assoluto. 17esimo assoluto con A6. Beh dai, poteva fare una cameo, ma comunque va bene. Era A6, sempre, Brazzale Garzotto. Sì. E dopo Baltieri, Corani e la Verona, questi Baltieri era. Baltieri le conosce. Sì. Ecco, insieme a Corani. E chi arriva di terzi di classe, loro non aveva nessuna, non riesce a tornare sempre qua per arrivare in fondo, fermo il possibile, e infatti chi arriva anche a terzi comunque. In A5 invece che era un Matteo Zanoni e Giulia Garbini della scuderia Omega. Bravo. Che il gadato praticamente non so se ha fatto gli altri di questa classe qua. Perché chi gaia sono? O viene letto tardi la sera, qualcosa è successo, dai. Perché dal secondo, quando ero 2 minuti e mezzo. Sì, 2 minuti e mezzo. Ecco, 2 minuti e mezzo. Tra l'altro, Matteo, il cuore con le anche, vero? Insomma. Il cuore con le anche, non è che Gale Michel o le Pirelli, che potremmo dire che magari... E Gale anche, che tra l'altro l'ha fatto il suo dovere, andava un po' anche oltre asfalto in qualche curva, ho visto. Però insomma l'ha fatto i suoi bei passaggi e comunque l'ha vinto la classe. Il tratto che si è rotto prima che sa, sai lo che si aveva rotto?
non mi ricordo. Sa di sta cagua ancora. Anche andato sulla ciglia della terra. Ah, già, sì, è vero. E l'ho messa su, insomma, in qualche maniera era ripartito, è viso, che aveva un po' di problemi, però allora era. E si sta dicendo, non aveva un caso sta macchina. È vero, sì, che si lamentava della macchina. E mi ho detto, porta pazienza, questo, lei 1.300. Se ti pagava poco, ti torna un'altra, te ne corri in assai, quelli le va per 6 euro. Cioè. Non è che sono, ci sono i tempi maturi per correre con un'altra macchina? Ma anche secondo me le ore che Matteo Zanoni passa di classe, perché in A5 non è anche più gusto, se non no, un mese non si avete a fare. Non è gara. Non è gara. Va bene, comunque secondo la A5 arriva a Rancan. Esatto. E al terzo posto trovò Minuzzo. Adesso ti dico il Super 2000, così ti tassi, ti veglia tranquillo, ti dormi. Il Super 2000 è arrivato Costenaros Gastaldello, che arriva prima della classe. È ottavo assoluto. È ottavo assoluto. Secondo che era quel Ferrari Mosele. Sì. Che la Mosele è la Mosele. La Mosele, sì. Mosele. Mosele, è Alice Mosele. Alice Mosele, sì. Ah, ok. Lo vedo, pensa che lo cattai, non te da me, sì. Ah, può darsi. E al terzo posto che era Franchini Andrian, che è qui con la Skoda, giusto? Esatto. Franchini è quella da Verona. Esatto, Franchini da Verona. Con Skoda quella ex scandalo. Sì, che adesso sì che una volta era una sera, ma che esatto. Va ancora, metti. Se che muove insieme a qualcuno di darlo. No, va bene, fa niente. N2 che abbiamo Santolini Negro. Sì. Negro, non sarà quello meglio. Sì, Negro. Ovvio il cognome. No, perché dita così. Era. E dopo al secondo posto che è Bertazzolo Rizzuto. Rizzotto. No, Rizzuto. Ah sì, però ho scritto Rizzotto. Ah, ecco, perché te devi pronunciare. È Rizzuto, che è un po'. Non lo so, Rizzotto comunque. Va bene, ok, dai. E al terzo posto che è Colombaro. Che nome è lo primo? Sherman. 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 No, Sherman, caramato. Sherwood. Sherman, va bene. Colombaro Sherman N2. Ok, ok. L'N2 sto giro le sta una delle poche gare che ho visto che le lancia peda le A5, cioè da una sola comunque. Sì. No, da tutte. Dopodiché in classe RSTB, perché qua è come codice fiscale sta classe qua. Sì. RSTB la sarà la Turbo RS, esatto, era le mini, era le mini. Esatto, le mini. Che tra l'altro anche i nomi dei piloti qua è come la classe, cioè nel codice fiscale. Uno era Rocky Balboa insieme a Baldosso. Esatto. E quell'altro, senti questo, come si pronuncia? Os Pegorar dall'O, con l'accento esatto. Sulla O. Ecco, vabbè, ecco, gli arriva primo e secondo, gli era in due, cioè primo e secondo. In RS Start, arriva una sola, arriva Graziani Savio, dopo che era anche il K10, che semplicemente che sì. Il K10 è arrivato a Rossi Carollo, con sì. Sulla macchina. Con Citroen Saxo. Ecco. E dopo è arrivato Da Campo. Era Da Campo Faustini, che è arrivato secondo della classe K10, esatto. E terzo Mondia Silvi. Mondia Silvi, che è arrivato terzo della classe esatto. K10. Mentre nel N1 troviamo Piero Pan Castignaro sì. E Mascanzoni, non Mascalzoni, sì. Mascanzoni Albieri, che li arriva in secondi della N1. Esatto. Ecco, diciamo che Eschio le finiò così, la gara le finì, dal ponte l'ha vinto la gara. Effettivamente che ha vinto la gara. No, ho voluto dire no. No. Dal ponte l'ha vinto la gara e complimenti Andrea dal ponte perché ti ha vinto la gara. Aspetta che mi serve dopo sto qua. Era dal ponte l'ha vinto la gara, Efrel arriva secondo e terzo arriva Righetti, giusto? Esatto. Questa è la mia classifica personale. Se la vi piace, bene, se non vi piace, pazienza. Si fa andare. Pazienza, l'esiva è quella che pubblicherà tutto Rally questa settimana. Esatto. Ma sì, no, sto mese qua. Sì. E allora che sarà quella giusta, insomma. Però ecco, quella mia è questa qua. Va bene. Ah no, si è ritirato Battistini con la dal dosso. Ah, sì. Si è ritirato Cavazzina con Puletto. Sì. Uno che sa cavare una ruba perché la traccia le colonnine, che l'altro che aveva problema con le pesche della benzina e si è ritirato. E si è ritirato anche dell'Omega Fabio Peruzzo insieme a Terrasan. Esatto. Era i sari tirati a calori, che qui la sfiga sia con loro che la sfiga sia con voi, perché è inutile a. Ma è quattro gare che fa, quattro ritiri, e come.
Cosa? C'era perché gioco, pardon. Non stiamo tirando fuori qui del mondiale, ascolta. No, 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 per carità, che dopo saltano fuori. Che non venga fuori a banane. Comunque lei come. Diciamo. Esatto. Che lì, che lei andava fuori anche lì, in Svezia. In Finlandia. Finlandia, Svezia. Andolfi. Andolfi, Andolfi. Andolfi. Ah, ecco, Andolfi, bravo. Ecco, lei è un po' così, non arriva mia. Oh, ah, beh, pazienza, dai. Capita. Vabbè, chiudiamo con, intanto chiudiamo qua, con la puntata scusami, con la rally città di Schio. Dopo che non sarà abbia quella del Maiano, poi non mi ha l'adesivo, resta questo. Va bene? Ok. Vai. Vai che? Va bene, dai. Dai, dai, da fare. Sì, sì, da fare cosa. Dai. Chi sei? Tu, che ta caga. Chi sei tu? Adesso non ti metti in ridere, però ti fa. Non vado a ridere. Rifemola. Anche a me giro in parte, certo. Rifemola. Vabbè. Chi sei tu? Ancora? Vabbè, da ridere il cazzo! Che la roba? Oh, Dio, Dio. Scusi. Oh, Dio, Dio. Dai. Fermo la testa. Dai, aspetta. Niente, non è adesso. Non è ancora da ridere. Dai, aspetta, proviamo a fare. Guarda che mi metto, sai, dammi un secondo. Sì, 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 tutto il tempo che te lo guarda. No, perché quella roba c'è che non te vengo. Sì che la parola è una cagata. Sì, infatti. Dio, vai. Dai, vai. Allora. In effetti, giustamente, come ha detto, che era lo... come stiamo lì, Gigi... Gigi, tu per cambio nome. Ma lo so, vabbè, in Facebook Gigi, quelli che fa il navigatore. Allora, Gigi che fa? Dai, Pirollo. Ah, ovvio. Pirollo, ma fammela dire tutta. Come ha detto? Dai, Ivano, scusa, devi saltare la Super 2000, mi sa. No, la disegno dopo, se saltare. No, dita la Super 2000. Ah, no, l'abbiamo saltata. La disegno dopo, tanto è arrivato qui a 7. Esatto. Dobbiamo dirla anche dopo, dai. Bastardo. Dio, bastardo. Va bene.